Con la messa crismale celebrata stamani in cattedrale dall'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice, sono iniziati i riti del Triduo Pasquale che proseguiranno questo pomeriggio con la messa in Cena Domini del Signore alle 18. Domani, venerdì 2 aprile, la Passione del Signore sempre alle 18 e sabato 3 aprile la Veglia di Pasqua alle 19. Domenica 4 aprile il Pontificale di Pasqua alle ore 11. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sui canali dell'Arcidiocesi e su Radio Spazio Noi in Blu. Programmazione e valutazione della progettualità per un intervento di bonifica e salvaguardia della foce del fiume Leuterio fino ad almeno 1 chilometro è stato proposto dal Comitato CISP Europe alle amministrazioni comunali di Bagheria, Ficarazzi e Santa Flavia. Il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, si è dichiarato favorevole ad accogliere l'iniziativa del comitato ed ha dato la disponibilità ad un appuntamento in videoconferenza per l'incontro di confronto con gli altri attori interessati alla tutela e salvaguardia del fiume Leuterio, tra cui l'amministrazione comunale di Ficarazzi. Al gruppo CISP Europe ha aderito l'associazione Lega Ambiente Bagheria e dintorni, da sempre impegnata sul fronte della tutela della costa e nella lotta all'abusivismo edilizio, oltre che attenta al monitoraggio del funzionamento degli impianti di depurazione dei comuni della fascia costiera. L'uovo è un simbolo di rinascita legato sia al concetto cristiano di risurrezione sia a quello laico di fertilità, legato alla primavera e alla vita che si rinnova. È proprio questo il motivo dell'uovo sodo che si inseriva all'interno del pupo con l'uovo, tipico dolce pasquale siciliano che un tempo le mamme preparavano durante la Settimana Santa. L'impasto veniva preparato in casa, veniva steso con un mattarello da cucina e le forme erano le più varie: pecorella, cestini, campane, soprattutto a forma di cuore, che le fidanzate preparavano donandole al futuro marito. Gli ingredienti si acquistavano presso la drogheria vicino casa ed erano farina 00, nuvolina, amido, strutto, tollo d'uova, lievito Bertolini, cioccolatini e codine di zucchero per la decorazione. Nel mese di febbraio abbiamo raggiunto la percentuale del 65,77% di raccolta differenziata, a dichiararlo il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga. Si tratta di un traguardo di cui andare fieri e anche uno stimolo a fare ancora di più. Un numero dietro al quale c'è la sensibilità e l'amore per l'ambiente di tanti e l'impegno dei nostri instancabili operatori, che desidero ringraziare in modo particolare e l'azienda concessionaria Caroter. Grande hub diffuso capillarmente sul territorio consentirà di dare un significativo contributo all'accelerazione della campagna vaccinale in tutto il paese e ovviamente anche in provincia di Palermo. Dal prossimo mese di maggio sarà possibile vaccinarsi contro il Covid anche presso le farmacie di Palermo e provincia che volontariamente aderiranno all'accordo. L'accordo è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e sottoscritto dal Governo e dal Ministro Roberto Speranza, Confederfarma e Assofarm. Nell'ipotesi di adesione di tutte le 370 farmacie del territorio e con una media minima di 10-15 vaccinazioni per ogni struttura, si riuscirebbe ad avere fino a 5.550 immunizzazioni al giorno per Palermo e provincia. Questo anno abbiamo intenzione di fare di più per la nostra frazione di Aspra. Ad affermarlo il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, nel corso dell'ultima puntata di Pungolo Talk. Tripoli ha pure anticipato che sarà avviata la pulizia della spiaggia per tempo, sarà esperita una gara per la riqualificazione di piano stenditore e sarà reso balneabile il mare. D'intesa con l'ASP è stato infatti attivato un punto di controllo per monitorare la salute del mare. Sul finire i lavori per il nuovo mercato ittico e sarà pure riqualificato Corso Baldassare scaduto. Vogliamo annoverare Aspra tra i più rinomati borghi marinari, ha aggiunto Tripoli, accogliente senza i più abusivi sul piano stenditore che provocavano inquinamento acustico e ambientale.